times before she actually died. So I think it's just this time thing, making time for everybody. And, you know, it just sort of changed everything. Appreciate people a lot. When I was 11, I watched a film with Who Will Love My Children? And it was about a lady who was dying of cancer. And she was trying to find home for her children. And at the same time, I found out that Will was pregnant. And I think it really changed my life around that time. I did want to leave her mom for her. I always wanted to be around her. I did want to go to school and be with her friends. I wanted to have her just be the same way as well. I kept thinking that immagine Don Maria Narcile. Queste dice a casa fare comandare un servitore. None, 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 non mandare canutte ole. Nanga giù mandato io oggi per le parole. None, 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 non è un pace fuori. Nanga giù queste dice a casa fare comandare un servitore. None, 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 non mandare canutte ole. Nanga giù mandato io oggi per le parole. Quando suona la taranta è il mio sud che dal suo ghetto sta sfidando tutto il mondo col suo ritmo maledetto. Sta sfidando anche l'inferno, il mio sud scomunicato. Quando suona la taranta, quella musica è il peccato.
quando suona la tamburra, il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte, contro i mulini a vento, nella civiltà lo sbando, e solo con la sua poesia, il mio sud ci sta provando, Davide contro Golia. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le seghe di Benevento, è quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. Quando suona la battente, è il mio sud che sta suonando, contro l'indice d'ascolto, contro il telecomando, è quel suono che si sente, è il mio sud che va lontano, è clandestino e dissidente, fino al sound di Manu Chao. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, che nel ritmo di contrabbando mi trascinano fino in fondo nella strada del non ritorno che mi porta dritto all'inferno. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, è quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. Charabia, c'est une langue, c'est une très longue histoire. Ce n'est pas le latin, ce n'est pas l'espéranto. Le charabia, c'est une langue, c'est une très longue histoire. Ce n'est pas le créole, ce n'est pas l'araméen. Come on, come on.
c'est une très longue histoire. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'américain, c'est une langue qui sort du cœur, c'est la langue de l'amour. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est trop plus fort de tout. Toutes les langues ne suffisent pas. Le charabia, c'est une langue, c'est une très longue histoire. C'est une langue qui sort du cœur, c'est la langue de l'amour. Scegliamo un comune della Campania e lo promuoviamo. Quindi oggi alle 2 su Rai 3 andrà in onda con Dulci Carne. Sarete visti da quasi 700.000 spettatori in Campania. Ecco. Mi raccomando, facciamo una cosa bellissima. La cortesia di seguire un attimo le mie indicazioni, così abbiamo sempre una bella cornice alle nostre spalle con la rappresentazione più bella, più giovane di Contucci che siete voi. Vi chiedo un attimo di impegno per coprire questo spazio vuoto. Tutto bene, tutto a posto? Tutto bene, tutto a posto. Non ero proprio preoccupato. Per niente, anzio, siamo rilassatissimi, tranquilli.
Allora, questa è la Madonna delle Grazie di Palomonte, riprodotta in 2D e mezzo, disegnata da mio figlio Federico, e riprodotta in oro e in argento. È un anello in argento con l'iniziale A con un contorno di Swarovski intorno, realizzato con smalto e argento, si può fare anche in oro, disegnata da mio figlio Federico. La leggenda del flamenco della Taranta è fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì. Quando sei rindo
perché ti no dritta, ma perché se sempre fa e soltanto così spie. Per il TG itinerante del sabato a Contursi Terme nel Salernitano, dove c'è per noi Rino Genovese.
La suggestione della dea dell'acqua, la dea Mefite, disegnata da Alberto Forlenza, ci introduce subito nella grande storia di fede di questa comunità. Con noi anche gli amici della Congrega del Bambin Gesù, che è una delle congreghe più antiche della Campania. Sì, più antiche della Campania, dal 1700. Si festeggia due volte l'anno, a gennaio e a maggio. E proprio il 14 maggio si svolgerà la solenne processione. Con l'aiuto della geolocalizzazione vediamo esattamente dove ci troviamo, al confine tra Basilicata e Campania, nella Valle del Sele, terra di fede e di tradizioni antiche. Vediamo in diretta la lavorazione del tombolo, però fatta con i tommarielli bombati, davvero particolari, così come particolare l'arte della ceramica. La signora Delia sta definendo la decorazione di una brocca, vedremo in chiusura a che cosa servono. Carmine ci ricorda che siamo anche in una patria di artigiani della pelle e del cuoio, prodotti che vengono esportati in tutto il mondo. E vedete Gerardo con questo banco orafo che ha 200 anni, la prestigiosissima arte orafa di Contursi. Contursi è uno dei pochi comuni ad avere impresso nel nome la sua vocazione, Contursi Terme, la città delle terme. E allora pronti a volare sul polo delle acque calde e delle acque fredde. Geyser naturali che arrivano a 60 gradi, cascate di fango sulfure, acque benefiche conosciute già da Plinio il Vecchio e Virgilio. Contursi, la città del benessere, la città delle 100 sorgenti. Un susseguirsi affascinante di piscine immerse nel verde e stabilimenti termali alimentati da acque magiche. Questo è un ramoscello pietrificato, questa è una foglia appena caduta che sta già per pietrificarsi. Siamo lungo il fiume delle magie pietrificate. Questa è la conseguenza delle acque ricche di sostanze e minerali che sgorgano dal Monte Pruno, un antico vulcano spento, e che lascia queste magie a Contursi Terme. Fontane con acque ricchissime di minerali, l'acqua ferrata, l'acqua Cantani, dallo studioso che ne descrisse per primo le proprietà. C'è il polo delle acque calde e quello delle acque fredde. Dai bagni di Venere alle cascate di fango, alle sorgenti nella grande piscina, acqua con temperature diverse per 4 livelli di benessere, dai 28 ai 60 gradi. Un paradiso di acque termali e fanghi benefici. Questo qui è il fango bianco minerale attivo, fuoriesce con l'acqua termale, riattiva la circolazione, all'interno ci sono dei microgranuli. Vasche interne e percorsi del benessere, ma Contursi è anche la città del grande sele. Questo è il punto esatto dove il fiume bianco incontra il fiume nero. Le acque del Sele, ricche di zolfo, si uniscono a quelle del Tanagro e diventano il Grande Sele. La Valle del Sele, il corridoio della biodiversità. Lungo il fiume, angoli di paradiso come l'oasi della pietra spaccata, suggestioni che richiamano pittori da tutta Europa, pescatori di tutte le età. E qui si può assistere a spettacoli unici al mondo. Il fiume che vola o la schiusa dell'oligoneuriella renana, che vola controcorrente all'imbrunire nei mesi di luglio e agosto. Una natura spettacolare, un territorio fertilissimo che hanno permesso negli anni a Contursi di fregiarsi di diversi titoli. Contursi viene riconosciuta come città del pane e città dell'olio. Il pane che viene realizzato con il lievito madre, mantenendo così il gusto, e l'olio realizzato con 3 cultivar, il leccino, carpellese e il frantoio. Buona una produzione di mieli e importante la produzione di formaggi, quindi la produzione casearia. In questo territorio la tradizione si fa così, economia. Ma cosa rende davvero unici questi prodotti? Assolutamente l'acqua con cui tutto viene realizzato. Una storia antichissima, probabilmente qui si stanziarono i guerrieri lucani. Nell'Ottocento da Contursi si dominava la Valle del Sele, si difendeva Salerno. E allora voliamo sulla storia di Contursi Terme. Secondo la tradizione fu Orso, conte di Conza, a fondarla nell'840, un avamposto militare per il controllo di tutta la valle, il Castrum Comitis Ursi, Contursi. Dal castello Rosa Pepe era facile contrastare le scorribande normanne e il centro storico ancora oggi conserva gli archi d'ingresso pronti ad essere chiusi in caso di difesa.
La chiesetta cinquecentesca della Madonna del Carmine era tra l'altro dedicata un tempo al patrono della città, San Donato. Oggi è definita la piccola Cappella Sistina. La chiesa delle 12 Sibille, una per ogni mese dell'anno, i simboli dell'avvento del Salvatore. Dalla seicentesca congrega del Bambin Gesù alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, fondata intorno all'anno 1000, a quella di Santa Maria delle Grazie, le testimonianze di un popolo di grande fede, oggi raccolto anche attorno alla devozione per il beato Don Mariano Arcero, per il quale si attende la canonizzazione. Fede e tradizioni in un territorio da sempre a vocazione agricola. Qui si può ancora assistere alla spettacolare bagnata della pecora, alla cagliata con le tecniche ottocentesche, passeggiare tra pascoli ed uliveti, pedalare in scenari spettacolari. Meta di campeggi scout, i suoi pianori si adattano a molteplici pratiche sportive e la sua altissima qualità ambientale è testimoniata da questo spettacolo, il mare di lucciole nelle sere d'estate. Azzurra come l'acqua la torta della comunità di Contursi per il TG itinerante, grazie. La signora Italia sta preparando i suoi cavatelli, siamo alla tavolata dei piatti tipici che gli studenti dell'Istituto Corbino di Contursi, l'alberghiero, ci descrivono abbinandoli alle acque minerali. Certo, offriamo come primo un cavatello al pomodoro, sunnito di asparagi selvatici, accompagnato con della cacio ricotta salata. Il tutto abbinato a un'acqua Don Carlo, un'acqua molto dolce, che si abbina molto bene a questo piatto. Mentre qui abbiamo una trota fario, servita con una zuppa di piselli e del pomodorino scottato, abbinata a un'acqua ferrata molto ricca di ferro che contrasta il gusto della trota. Qui abbiamo un raviolo con salsa mornay e tartufo e porcini, abbinata a un'acqua del posto, l'acqua sulfurea, che favorisce la digestione. Signor Sindaco, Contursi Terme è famosa in tutta Italia per le sue terme, le sue acque, ma oggi abbiamo scoperto che è molto di più. Sì, ebbene sì, ci stiamo candidando ad essere un punto di riferimento nazionale del benessere. Stiamo costruendo dei percorsi emozionali al fine di fruire dell'immenso patrimonio ambientale che abbiamo sul nostro territorio, la natura, l'ambiente, le bellezze del borgo antico, le fontane, le terme. Saranno messe in sistema per la promozione turistica multiesperienziale unica in Italia. A Contursi si può venire dall'alba al tramonto. Come avete visto, ogni ora del giorno offre delle specifiche e meravigliose emozioni. Il messaggio è chiaro, Contursi Terme vi aspetta in qualunque ora del giorno. Da Piazza Mastrolia è tutto, linea allo studio. Bravissimo! Guatta guatta mazza canne shaving gum. Umma umma. Numma piccia sigaretta, casino se vedo fumo.
gocce in gocce quattro d'una cammuina popoli. Watch it.